Siamo con il sindaco di Riace, il dottor Antonio Trifoli. Innanzitutto grazie mille per l'ospitalità di questa sera. Possiamo ufficialmente dire, visto l'orario, perché è scattata da pochissimo, la mezzanotte, possiamo dare gli auguri, come si dice in questo caso, auguri ai Bronzi di Riace perché fanno 50 anni dal loro ritrovamento. Possiamo ridefinirlo un ritrovamento storico per la Calabria, non solo per Riace. Come giudica questo bellissimo ritrovamento a 50 anni di distanza, un numero veramente importante? Oggi veramente è una data storica, passata la mezzanotte, finalmente sono arrivati questi 50 anni dal rinvenimento dei bronzi di Riace. Diceva prima che cosa ne pensa di questi 50 anni. Penso che purtroppo Riace, il comune che amministro, da questo famoso rinvenimento ha avuto veramente poco in questo primo periodo. Noi abbiamo chiamato la nostra manifestazione Riace riscopri i suoi bronzi, perché pensiamo che Riace debba ripartire da questo cinquantennale per cercare di valorizzare sempre di più il luogo di ritrovamento. Noi pensiamo che al di là della magnificenza dei bronzi, che devono restare naturalmente nel Museo di Reggio Calabria, è giusto che anche il luogo di ritrovamento, Riace, e un po' tutta la costa ionica, la Locride, ricca di cultura e culla della Magna Grecia, debba essere valorizzata. E ciò che abbiamo messo in campo, grazie anche alla Regione Calabria, è proprio questo: il senso è quello di cercare di finalmente valorizzare il luogo dove i bronzi sono stati trovati. Ecco, lei ha citato questo bellissimo slogan che Riace riscopre i bronzi. Ecco, quale dovrebbe essere allora l'appello affinché non solo Riace ma la Calabria stessa in generale venga valorizzata come una Calabria piena di scoperte, perché sappiamo che ce ne sono state veramente tante, però che purtroppo non vengono valorizzate abbastanza? Beh, la cosa da fare è sicuramente mettere in rete tutte quelle che sono i punti di eccellenza della Calabria. Noi dobbiamo cercare di valorizzare tutti i nostri luoghi, però lavorando da squadra, in rete, quindi cercare di puntare a una offerta turistica che faccia venire le persone da ogni parte del mondo e ogni parte d'Italia, ma offrendo una cosa variegata, perché se restiamo fermi nel nostro, diciamo, orticello, ogni comune resta fermo nel proprio orticello, questa cosa non si verificherà. E devo dire che la Regione Calabria ha puntato tanto sull'offerta turistica, sulla promozione di tutte queste, partendo dai bronzi, ma per valorizzare poi ogni posto della Calabria. Però poi noi sindaci dobbiamo essere bravi a cogliere questa opportunità e cercare di metterci in rete per valorizzare e quindi offrire dei pacchetti turistici, magari anche alle scuole, che siano molto variegati e facciano venire, aumentando anche il numero di posti letto, i turisti da ogni parte. Bene, con un bellissimo sfondo possiamo dire, noi alle nostre spalle abbiamo lo stratega, uno dei due bronzi, l'altro sarebbe l'eroe, con questo bellissimo bronzo, in questo caso vi salutiamo, ringraziamo il sindaco di Riace e rinnoviamo i nostri auguri per non solo per questi primi 50 anni, possiamo dirlo, possiamo augurare questi primi 50 anni affinché questa Calabria risplenda sempre di più, non solo per i bronzi ma per tutte le sue meraviglie.